Il 24 e 25 luglio sulla spiaggia antistante il grattacielo di Cesenatico è arrivato l'evento Run, Swim and Fun, organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon, allo scopo di avvicinare i più piccoli a questo sport multidisciplina che sta prendendo sempre più piede. È una sorta di aperitivo, anteprima, anche rispetto al grande evento organizzato dall'associazione locale del triathlon di Cesenatico per il 28 di settembre. Questo ed altro nel servizio. Davide Dell'Erba, organizzatore di questo evento a livello nazionale in tre tappe, qual è l'obiettivo intanto? Qual è? L'obiettivo senz'altro è quello di divulgare le multidiscipline e lo sport in genere, il movimento per i bambini dagli 8 ai 15 anni, 16 anni. Qui abbiamo visto che hanno gareggiato anche dei ragazzi più grandi, 17-18 anni, e questo sicuramente è il nostro obiettivo, di far giocare, divertire e divertirsi con lo sport, che noi come consulenti della Federazione Triathlon e come promotori di questo evento, insieme a Brooks e ad Arena, stiamo cercando di spingere, insomma. Quali sono i numeri di questo movimento a livello nazionale? Ma il triathlon più o meno conta 20.000 iscritti, è in crescita costante, ogni anno cresce del circa 8-10%, stiamo parlando di un movimento che è nato di fatto da 30 anni in Italia, da 40 anni è nato in America, dalle Hawaii, e quindi è un movimento che negli ultimi soprattutto 6-7 anni sta crescendo tantissimo. E riuscite ad avvicinare quindi anche i più piccoli? Sì, l'obiettivo anche nelle scuole è di far divulgazione, cercare di spingere appunto i bambini a fare uno sport che sia completo, che sia divertente, e spesso moltissimi bambini si annoiano nel fare solo uno sport, soprattutto quando si tratta di nuoto o di corsa o di ciclismo, e invece con il nostro sport si riesce anche a spingere questi bambini a fare una cosa più divertente, perché fanno tanti sport in uno. In queste tappe sulla spiaggia avete avvicinato i più giovani a due discipline su tre, la terza qual era in questo caso? Ma la terza è il divertimento, infatti diciamo run, swim and fun, proprio perché devono divertirsi, questo è l'obiettivo dello sport in genere, poi dopo se uno vuol fare il grande campione, deve allenarsi eccetera, va bene, ma l'importante è che i bambini capiscono che il movimento sia importante, lo sport lo sia. Sindaco Buda, il triathlon sbarca in spiaggia e questo è una sorta di aperitivo, anteprima rispetto al grande evento che arriverà a settembre. È una cosa molto bella aver portato questa iniziativa a Cesenatico. Sì, l'evento del 28 settembre sarà il clou di questa attività nel periodo estivo, e oggi è dedicata ai giovani, alla formazione, alla conoscenza di questo sport. La cosa che a me interessa molto è che le tre attività che si fanno nel triathlon si adeguano proprio alla nostra città, al mare, il nuoto, la bicicletta. Cesenatico investe sul ciclismo da tanti anni, e la corsa per conoscere la città, per cui è proprio uno sport che si adatta perfettamente a Cesenatico, alla Costa Romagnola, quello che abbiamo fatto per lo sport in questi anni, per cui siamo molto contenti di iniziare questo percorso e spero che porti anche ad altri eventi anche nei prossimi anni. L'appuntamento è per il 28 settembre. Il 28 settembre tutti a Cesenatico, tra l'altro mi hanno sfidato a fare qualcosa, ho detto che se fanno dei percorsi da 100 metri tutti e tre posso anche provare, oltre a quello no. Almeno un passaggio come testimonial lo farà. Assolutamente sì. Atleta, ma già vincitore di alcune apprezzabili gare, così mi dicono. Sì, sono, se così si può dire, un triatleta. Ho gareggiato quest'anno al Lago di Brasimone domenica scorsa, vincendo, ho fatto una buona gara. Vengo da un periodo un po' difficile durante la primavera, in quanto ho avuto a che fare con un po' di fastidi muscolari e piccoli infortuni. Adesso comunque sono in ripresa e quindi sto cercando di preparare al meglio le gare di fine stagione, che saranno le più importanti. Ecco, come ti sei avvicinato a questo sport? Ma io praticamente sin da piccolo ho sempre conosciuto questo sport, perché mio babbo lo praticava, andavo sempre a vedere le gare sin da ragazzino, quindi ho sempre un po' respirato sport in casa, e quindi vedevo un po' questi atleti come un modello di riferimento, e ho sempre ambito nel mio piccolo a un giorno provare ad imitarli.
Sappiamo che lo sport in generale richiede forza di volontà e spirito di sacrificio, ma forse questa è una di quelle discipline in cui ci vuole anche una marcia in più. Ma sicuramente il sacrificio ci vuole, però quando una cosa ti piace e tutto viene molto naturale, gli allenamenti, i sacrifici si fanno volentieri, poi i risultati spesso ripagano di molti, molti sacrifici che si fanno, quindi non è poi così difficile, anzi io mi sento di dire che dai, è una fortuna poter fare questo sport come quasi come lavoro per me. Quindi lo consiglieresti ai tanti giovani che magari si avvicinano subito agli sport più praticati come il calcio, il basket? Sì, sicuramente, io da piccolino facevo solo nuoto, mi ero un po' stancato, anche perché sei sempre col nuoto, sei sempre chiuso in una piscina, un ambiente un po' ripetitivo, un po' monotono, mentre qui se una cosa che mi sento di dire è che assolutamente non, la routine non subentra quasi mai, sono tre discipline in cui uno le può alternare in base agli allenamenti, in base alla propria programmazione, e quindi è molto vario, molto divertente, molti amatori si appassionano proprio provenendo da una delle tre discipline, perché pur essendo tre discipline consecutive è uno sport a sé. Riccardo Marini della TT Triathlon di Cesenatico, quando è nata questa associazione? Ma guarda, è nata praticamente un anno e mezzo fa da amici che avevano questa passione per il triathlon e per il trail, che è la corsa in montagna, e nel giro di un anno siamo in più di 100 e stiamo organizzando una gara a fine settembre, il 28 settembre, stiamo organizzando questo evento per promuovere lo sport e quindi siamo super contenti e super carichi. Che cosa rappresenta questa gara? Cosa succederà il 27-28 settembre? Allora, il 27-28 settembre sarà un appuntamento del triathlon olimpico, quindi distanza olimpica. Tutti gli atleti professionisti italiani più tutti i vari amatori, quindi sarà un appuntamento dove raccoglieranno tutti gli sportivi in Italia. Succederà una gara a livello italiano dove si alternano nuoto, bici e corsa, e proprio qua sulla spiaggia libera, sui percorsi della Nove Colli e qua sul lungomare dei Giardini. A mare. Stiamo già ricevendo tantissime iscrizioni e aspettiamo più di 500 partecipanti, e quindi ci sarà veramente una bella festa quel weekend. Vi aspettiamo tutti il 27-28 settembre. Il sito triathloncesenatico.com è tutto lì, quindi chi vuole può avere tutte le informazioni del caso.